Ciao a tutti, il video di oggi sarà il video dei preferiti del mese di aprile, sempre Food Edition e sempre in collaborazione con 55 Winston 55, quindi Mauro e Antonio. Un bacione grande grande carissimi. Vorrei anche salutare, me lo sono segnata qui per non dimenticarmelo, Lisa e i suoi bambini, Francesco, Nicola e Benedetta. Un bacione grande grande grande. Partiamo subito con la prima domanda. La ricetta del mese. Ah, come ricetta per il mese di aprile è stata senz'altro, senza ombra di dubbio, la colomba salata farcita. Ragazzi, che cosa non era quella colomba? Troppo buona! Penso che sia piaciuta anche a voi perché già mi pare 4-5 persone l'hanno provata e appunto mi hanno detto che era fantastica. Io l'ho rifatta altre 3 volte e favolosa, ragazzi, troppo troppo buona. Non l'avevo mai fatta e mi ha sorpreso tantissimo. Quindi quella è la ricetta per questo mese, per il mese scorso, scusate, questo mese siamo già a maggio. Poi domanda numero 2, la scoperta del mese. La scoperta del mese è stato senz'altro usare il preparato per budino per fare le torte. Mi ha sorpreso da matti, è stata una scoperta sensazionale. Ho fatto anche il video, se non l'avete ancora visto, vi lascerò comunque il link da qualche parte qui nel video e andatelo a vedere perché è uscita una torta morbidissima, la dovete provare. Se avete un preparato per budino in casa e non sapete appunto come utilizzarlo, perché magari a casa il budino non lo mangia nessuno, lo dovete mangiare solo voi e sono 4 porzioni, fatelo, mettetelo nell'impasto per fare una torta e vi uscirà una meraviglia, vi giuro. Poi domanda numero 3, il flop del mese. Arriva sempre la nota dolente, il tasto dolente del video. Ebbene, se il preparato per budino mi ha fatto letteralmente impazzire, questo preparato per tante torte, veramente, vi giuro, l'avrei voluto lanciare dalla finestra. Mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Della marca Amo essere senza glutine, è stato un flop pazzesco. Allora, io, vabbè, qua ci sono le varie torte che si possono fare e ci sono tutte le ricettine da seguire. E io ho voluto seguire questa. Quindi, al posto però di fare dei muffin, io l'ho messa in uno stampo per torta da 24 cm. Quindi, ho voluto fare una torta grande, non ho voluto fare le mini porzioni. Ho seguito alla lettera tutti gli ingredienti che sono scritti qua e tutta la dicitura, appunto. Solo che ovviamente invece di lasciarlo 20 minuti l'ho lasciata un po' di più. Ho pensato che 50 minuti fossero sufficienti. Invece sono andata a pungere, era cruda. L'ho punta dopo un quarto d'ora, quindi 1 ora e 1 quarto, ancora cruda. L'ho punta dopo quasi 2 ore, era 1 ora e 45, ancora cruda. Eppure avevo la bombola del gas tutta piena, quindi non pensate che magari stesse per finire il gas e quindi il forno era debole. La temperatura era 180 e la torta non cuoceva. Vi giuro, oltretutto, avendo seguito alla lettera pure tutta la dicitura, ho dovuto aggiungere anche un po' più di farina di riso che avevo in casa, appunto, perché l'impasto risultava troppo liquido. Quindi pensate, appunto, se l'avessi lasciato così originale, senza aggiungere quei 50 grammi in più di farina, cosa sarebbe diventato? Ebbene, dopo 2 ore che ho spento il forno e finalmente la torta era cotta, pesava 3 kg. Come l'ho tolta dal forno sembrava uno pneumatico, vi giuro, lanciata dalla finestra poteva spaccare un vetro. Fatemi sapere se voi l'avete acquistato e se vi siete trovati bene, se anche nel vostro forno ha fatto questi capricci. Forse non va d'accordo con i forni a gas, sarà per quello. Comunque, domanda numero 4, l'acquisto del mese. E come acquisto del mese ho trovato questa siringa per fare tutte le decorazioni con tutte queste bocchette di tutti i tipi, e l'ho acquistata subito, l'ho pagata 6 euro a Auchan, no, non Auchan, scusate, al Carrefour l'ho presa, dalla marca Zenker, Patisserie. Fantastica, non vedo l'ora di provarla, ragazzi. Qua ci sono tutte le spiegazioni. Mi serviva tantissimo, anche perché io avevo solo una sac à poche o una con questa bocchettina, quindi con la tipo siringhetta, appunto, mi stava cadendo.
tipo siringhetta, però solo con quel tipo di bocchette. Quindi ho detto, se voglio fare qualche decorazione particolare, non so, tipo questa, oppure per fare le scrittine di cioccolato, appunto, ho qualcosa di diverso. Poi, oltretutto, non l'ho pagata neanche tanto, quindi non vedo l'ora appunto di provarla, di testarla. Poi il surgelato del mese. Come surgelato del mese, questa è una novità, vedete? Sì, è della marca Buitoni, pizza ricca cotta in forno di pietra, margherita sfiziosa, dice più soffice e ricca di mozzarella. Era veramente così, ragazzi, vi giuro che io non avevo mai mangiato una pizza surgelata così buona. Innanzitutto ha cotto veramente nel tempo che diceva qui. Infatti dice forno tradizionale 9-11 minuti, io l'ho lasciata circa 12 minuti ed era cottissima, veramente favolosa, buona, vi giuro. Io non sono solita acquistare pizze surgelate, questo lo devo dire, però come l'ho vista mi ha incuriosito, sapete, con la dicitura novità appunto. L'ho voluta provare e non mi ha deluso. Vi voglio mostrare anche gli ingredienti. Dove sono gli ingredienti? Non li trovo, eccoli qua. Sì. L'ho pagata quasi 3 euro questa, era cara, 2,99 euro. Beh, per un centesimo diciamo già 3 euro. Poi la fissazione del mese, vi giuro che io mi sono fissata con le paste fredde, le sto facendo di tutti i tipi, sto continuando ancora a farle. Mi piacciono tantissimo, ragazzi, col pomodoro fresco, magari i capperi, le olive, le acciughe, lo stracchino, la mozzarella, chi più ne ha più ne metta, tonno, di tutto e di più. Sono fantastiche con un goccino di olio extravergine d'oliva, sono l'ideale secondo me, fresche, buone e che ti soddisfano, ecco, in quel senso. Può essere anche un pasto completo a seconda di quello che ci metti, quindi tu puoi mangiare primo e secondo assieme, favolose, buone. E ho preso l'idea, quindi mi è venuta l'idea così e mi è venuta la fissazione guardando il video What I Tere Day di Alessandra di qualche tempo fa, circa 2 settimane fa l'ho visto, e da allora ho iniziato a fare paste fredde. Comunque il canale è Super Aletta, se ancora non la doveste conoscere vi lascio il link da qualche parte qui nel video, così la andate a trovare, perché è una ragazza carinissima e poi il suo canale è veramente interessante. E quindi mi sono fissata con queste paste fredde, buone. Poi la ricetta che desideriamo fare ma che non abbiamo ancora avuto modo di fare, appunto. Io vorrei fare il pane sardo, che mi è stato anche richiesto qualche tempo fa, il pane di semola sardo, che in sardo si chiama modizoso o civraju. E vorrei fare questo, però non so, sono ancora un po' indecisa, perché non so se mi uscirà bene. Comunque prima o poi ci provo e se esce bene appunto pubblicherò anche la ricetta. Poi domanda numero 8, il food place del mese. Allora, come food place, chi è sardo come me, chi abita a Cagliari lo conoscerà senz'altro, e sono stata nel ristorante Sugumbidu, che vuol dire l'invito in sardo. È nella zona della marina di Cagliari, quindi vicino al porto. Abbiamo mangiato da Dio, vi giuro, l'ho inserito come food place del mese perché abbiamo mangiato, vi lascerò la foto, qualche foto da qualche parte qui nel video, perché ho fatto veramente tutte le foto a tutte le pietanze che ci sono state portate. Abbiamo mangiato antipasti, primo abbondantissimo, secondo dolci della casa, caffè, ammazza caffè, e il mirto appunto offerto dalla casa. E abbiamo speso 30 euro menù fisso, però abbiamo mangiato di tutto e di più, verdure grigliate, e formaggi, prosciutti, salumi vari, poi pane carasau, ricotta mustia, quella buonissima ricotta salata. Poi abbiamo mangiato questo primo, favoloso, ravioli, porzione abbondante, perché potevamo scegliere 2 primi, però abbiamo scelto solo uno, perché l'altro era il maloredus con la salsiccia, il maloredus alla campidanese, mentre l'altro primo erano i ravioli conditi con la crema di zucca o fiori di zucca e farciti con la pancetta.
fantastici e il pecorino. Buoni, buoni ragazzi! Ah, avevano anche lo zafferano, ecco. Quindi questo bel colore dorato, buoni, guardate, fantastici. E poi ci hanno portato il maialetto. Ah, che cosa non era quel maialetto, col mirto. La fine del mondo, poi dolci sardi, vabbè, il mirto, anche il moscatino a fine pasto. Una delizia, siamo stati a cena. Sono rientrata con 5 kg in più, con la pancia sollazzata proprio. Poi domanda numero 9, le schifezze del mese. Non la schifezza, le schifezze, perché ho mangiato tantissimo cioccolato, uova derivante dalle uova di Pasqua infinite che avevo a casa. Quindi col cioccolato avanzato ho fatto le torte al cioccolato, dolci al cioccolato, quindi cioccolato vai che ce n'è, che mi usciva anche dalle orecchie per poco. Poi colombe di tutti i tipi, dolci sardi di tutti i tipi, insomma di tutti e di più ragazzi. Io durante il mese di aprile secondo me davvero ho messo su qualche chilo in più. Vabbè, meno male che faccio palestra. Poi domanda numero 10, la delusione del mese. Ebbene, sì, sono stata a 100 Montaditos, non so se lo conoscete, se ci siete già stati. È un nuovo, una nuova catena, mi sembra spagnola, che hanno aperto da poco nella mia città. E non so se voi la conoscete, se ci siete già stati, non so com'è da voi questo locale, però ho trovato i tavolini da nano, le sedie da nano, quindi scomodissime, non ci stava nulla. Abbiamo preso 12 panini e abbiamo pagato 21 euro. Il pane, la qualità del pane era molto buona, quindi i panini erano morbidi, morbidi. Se riesco vi lascio la foto da qualche parte qui nel video. Erano così piccolini, tipo baguette, mini baguette, ecco, in quel senso. E più che altro era il condimento, quindi quello che c'era dentro, la farcitura. Si potevano scegliere come si vuole, come più si preferiva, insomma, quindi la farcitura la sceglievi tu dal menù ovviamente, però non mi è piaciuta la qualità degli ingredienti che c'era dentro, quindi ci hanno messo il formaggio con la buccia, ci hanno messo il pomodoro acerbo, che più acerbo non si può, crudo, pomodoro crudo veramente, era verdissimo, duro, e non aveva proprio sapore di ortaggio crudo, non maturato, ecco. Quindi per quello non ci è piaciuto tanto, no, peccato, poteva essere molto più buono, però magari abbiamo trovato la giornata sbagliata. Ok ragazzi, il video è terminato, spero tanto che vi sia piaciuto. Adesso io spengo la cam e vado a registrare un altro video, visto che ho la mattinata libera e ho già registrato due video, quindi adesso questo, il prossimo sarà il terzo. Quando ho un po' di tempo faccio così, perché altrimenti insomma ne approfitto, altrimenti non ce la faccio più a registrare tre video assieme. Quindi spero tanto che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di queste domandine che ho scelto per questo mese, e vi mando un grandissimo abbraccio e vi rimando al prossimo video. Ciao!